Attilio Urciuolo, comunicazione e marketing, pubblicità offline e smartphone. Di ripresa lavorativa all'ex Irisbus ancora non se ne parla. Il lungo vertice romano al quale erano assenti governo e Invitalia si è concluso con un rinvio a maggio. Un incontro difficile al termine del quale abbiamo ascoltato CGIL, CISL, UIL, UGL e FISMIC. Ognuno di loro ha espresso la propria posizione. Per Zaolino la riunione romana è andata bene. Secondo l'UGL c'è la roadmap, ma vanno rispettati i tempi e soprattutto dovranno rientrare al lavoro tutti i lavoratori. Per la CISL servono maggiori certezze alla reindustrializzazione, in particolare l'intervento del governo. La CGIL si dice preoccupata, la sponda emiliana addirittura di più rispetto a prima della riunione. Il fronte irpino teme che i tempi si allunghino troppo. Per la UIL Del Rosso ha confermato le sue buone intenzioni per Flumeri, ma il sindacato di via Tagliamento si dice dubbioso rispetto alla situazione di Bologna. Al tavolo la direzione aziendale ha quantificato nel piano 130 mezzi per Bologna, 420 per Flumeri. Tra fine maggio inizio giugno i primi 111 dipendenti dovrebbero rientrare in servizio, seguiti da altri 90 in caso di eventuali commesse. Del Rosso ha ribadito l'importanza di definire la partita con Invitalia. I problemi di liquidità riscontrati sarebbero però in via di soluzione. Nel corso delle prossime settimane l'azienda dovrebbe ricevere il saldo della prima tranche del finanziamento del contratto di sviluppo e ottenere garanzie sulle commesse.